Allora, ciao a tutti, sono qui, oggi è il 30 di novembre, fa un po' freddo, anche qui in Puglia è arrivato l'inverno, e vi volevo parlare di una tecnica che sto sperimentando con la germinazione delle ghiande di quercia. Io sto piantando, se avete seguito gli altri video, sto piantando fondamentalmente le ilex, sto piantando le troiana e le querce spinose in attesa che escano anche le ghiande di roverella. Allora, la tecnica di cui vi parlo è una tecnica veramente semplicissima e consiste fondamentalmente nel lasciare le ghiande a macerare in acqua per una o 2 settimane, dipende, anche di più in realtà, a seconda del grado di maturazione della ghianda, i tempi variano. Le ghiande fondamentalmente vengono selezionate così come vi ho fatto vedere nei video precedenti, lasciandole in acqua e vedendo quelle che vanno a fondo, quelle che galleggiano, dopodiché, quelle che vanno a fondo vengono semplicemente lasciate a mollo in acqua per un periodo variabile che può andare da una settimana a 2 settimane, 3 settimane, dipende. Ho provato a fare anche ad abbinare questa stessa tecnica anche alla vernalizzazione, cioè a vernalizzare prima le ghiande, poi dopo un mese di vernalizzazione metterla in acqua, ed effettivamente funziona, le ghiande ci mettono un po' meno tempo a germinare. Se sono state prima vernalizzate, però parliamo comunque di tempi, cioè, relativamente brevi, anche solo se le lasciamo in acqua. Di solito succede che dopo una settimana barra due la ghianda comincia a schiudersi, come vedete, per esempio qui, a quel punto la ghianda è pronta per essere messa in terra. Io ne ho già messe in terra parecchie, messe in terra diverse, in tutto sono circa 25 ad oggi e spero insomma di poter vedere al più presto poi dei risultati. Come dicevo, questa tecnica è possibile utilizzarla sia da sola sia in abbinamento alla vernalizzazione. In qualunque caso, quello che ho visto è che le ghiande si schiudono sia con la vernalizzazione che con questa tecnica, anzi, addirittura forse con questa tecnica si schiudono anche più velocemente. Poi dipende, perché dipende dal grado di maturazione della ghianda, come l'avete raccolta, se era già matura, se era caduta per terra, se era raccolta dall'albero, dipende da tanti fattori, insomma, però ci possono volere da una settimana a X settimane. Con per esempio le ghiande di leccio, io sto notando che quelle che ho raccolto, che erano già cadute dall'albero, ci hanno messo circa una settimana a cominciare a schiudersi. Le prime si sono schiuse dopo 2 o 3 giorni addirittura, perché erano proprio probabilmente già pronte, già, oppure erano precoci. Vabbè. In qualunque caso, cosa succede? Che ogni tanto vanno sciacquate, vanno lavate quando le lasciate in acqua, perché noterete che si viene a creare una patina sull'acqua, l'acqua si scurisce, diventa marroncino, si viene a creare della muffa e quindi semplicemente l'andate a sciacquare, andate a sciacquare le ghiande, cambiate l'acqua e riportate tutto come al primo giorno quando le avete messe nel contenitore pieno d'acqua. Una volta che poi si sono schiuse le ghiande, possono essere messe in terra. A cosa serve questa cosa? Attenzione, perché poi c'è sempre qualcuno che dice: ah, ma è contro natura, bisogna seguire il ciclo naturale delle piante, dei semi, eccetera, eccetera. Sì, è vero, attenzione, bisogna seguire il ciclo naturale, però questo a cosa ci serve? Ci serve a massimizzare la nostra produzione. Cosa intendo? Intendo che se io piantassi
20 semi di 20 ghiande, ok, nel terreno e aspettassi semplicemente la primavera innaffiando il terreno, eccetera, eccetera, scoprirei solo a primavera quante di queste sono germinate e quante no. In questo modo invece io ho il controllo e posso utilizzare le mie risorse, che non sono assolutamente infinite, cioè la mia terra fondamentalmente, per delle ghiande che so essere pronte, so che sono germinate, so che non faranno scherzi, sono già pronte, e quindi ho più probabilità di vedere la piantina crescere piuttosto che semplicemente sperare che sottoterra stia nascendo qualcosa. Tutto qui. Quindi si tratta semplicemente di una questione di massimizzazione delle risorse, dei tempi, eccetera, eccetera. In qualunque caso, se vi piace, preferite, insomma, fare affidamento sui tempi naturali dei semi, vi basterà prendere le ghiande. In questo momento è novembre, per esempio, prendere le ghiande in novembre, sotterrarle, innaffiarle costantemente, fare in modo che il terreno sia sempre umido e che quindi il seme si possa risvegliare, e probabilmente a primavera avrete delle piantine. Nel mio caso invece, che uso queste tecniche per velocizzare la germinazione, devo fare un pochettino più attenzione, perché andando avanti con l'inverno le temperature calano sempre di più, diventano sempre più rigide, quindi le piante rischiano di soffrire, e io ho creato questa piccola serra, come vedete, all'interno delle quali le piante, sì è vero, probabilmente soffrono un poco il freddo, perché comunque sono all'esterno, non sono all'interno, però non soffrono eventuali piogge troppo forti o cose di questo genere, sono sempre monitorate. Eventualmente io chiudo anche la parte qui davanti e quindi le piante possono essere addirittura ancora più riparate dal vento, dal freddo, eccetera, eccetera. Quindi nel caso in cui decidiate invece di seguire questa tecnica di cui vi ho parlato, così come anche della vernalizzazione, dovete tenere in considerazione il fatto di fare molta attenzione alle temperature se andate a seminare d'inverno, perché le piante potrebbero potrebbero soffrire, insomma, e questo vale per qualunque tipo di pianta. Nel mio caso io ho i cipressi qui dietro, qualche carrubo qui, ho dei pini qui dietro, e adesso sto piantando tutte le ghiande e quindi le varie querce, quindi questo è sono tutte le cose di cui dovete, secondo me, tenere in considerazione quando seminate in questo periodo e quando decidete di utilizzare queste tecniche. Io vi saluto, spero che questo video vi sia servito, fatemi sapere se avete provato la tecnica della vernalizzazione oppure questa tecnica proprio dell'immersione in acqua, se state avendo dei risultati, e nulla, ci vediamo al prossimo video, ciao!